Oltre 25.000 cani saranno uccisi nei prossimi 2 mesi in Pakistan, come avviene ogni anno e come avviene in diversi paesi del mondo in cui il contenimento del randagismo si raggiunge eliminando gli animali. Saranno utilizzati armi da fuoco e veleno, finanziato dallo stesso governo. OIPA, con altre associazioni, si mobilita, chiede che i fondi per l'acquisto del veleno servano invece ad attivare una campagna di sterilizzazione e vaccinazione e ha scritto al primo ministro pakistano invitando i cittadini a fare altrettanto attraverso una call to action. Si potrebbe attraverso un programma di sterilizzazione, vaccinazione e rilascio sul territorio non solo contenere il numero dei cani randagi, ma anche prevenire la diffusione delle malattie come la rabbia. In Pakistan la rabbia è una malattia molto diffusa, non solo tra i cani, ma viene anche diffusa tra gli esseri umani, ragione per cui la maggior parte delle persone hanno paura dei cani, hanno paura del contatto con questi animali. E per loro l'unica soluzione, la soluzione migliore è abbatterli. Noi come OIPA ci siamo impegnati, abbiamo scritto al primo ministro del governo pakistano Imran Khan per far sì che si cerchi un'alternativa a queste uccisioni di massa, che sono dei metodi brutali e totalmente inutili per cercare di contenere il sovrannumero dei randagi presenti nel paese. I governi naturalmente non allocano moltissime risorse economiche per la gestione degli animali, in particolar modo dei randagi, ma quello che fanno è utilizzare una parte del denaro per acquistare il veleno che andrà poi ad ucciderli. Quindi noi chiediamo come associazione che questi fondi siano riallocati per sterilizzazioni e vaccinazioni e si cerchi di collaborare il più possibile con le associazioni locali, associazioni internazionali che siano in grado e abbiano esperienza nella gestione del fenomeno del randagismo.